Come sta andando il mercato nel 2024 per Frattini? L'inizio dell'anno è stato abbastanza preoccupante perché abbiamo visto un calo notevole del fatturato, però con una risposta positiva sui mesi di febbraio e marzo, che tanto che ci hanno portato poi in pari all'anno precedente, quindi siamo comunque soddisfatti. Le difficoltà della Germania si vedono? La difficoltà della Germania si vede, purtroppo è un po' il motore dell'Europa e quindi chiaramente questo porta un po' di tensione verso questo mercato che è comunque un mercato di riferimento. Qual è il ruolo del Salone del Mobile nella vostra strategia di comunicazione? È importantissimo, è un piacere sempre essere presenti a questa manifestazione. Ringrazio la Presidente Maria Porro per quello che ha fatto, perché anche quest'anno è un salone di grande successo. Abbiamo avuto una presenza elevatissima già dal primo giorno di persone, di operatori qualificati, interessati e curiosi. E questo è il più grande feedback che si può avere. Quest'anno la nostra azienda è presente con dei nuovi prodotti, ma soprattutto anche con il nuovo rebranding che vede questa F di Frattini, che è il nostro cognome, come una F stilizzata di un rubinetto che porta con sé i valori della nostra famiglia. Rubinetti li produciamo dal 1958, quindi in questa F c'è i fratelli, che sono stati i fratelli Frattini, la famiglia, la nostra famiglia, il futuro, la fiducia dei nostri clienti che ci hanno dato in questi anni, la fedeltà al nostro prodotto.